La movida violenta, vigilanti per prevenire le risse, corsi di formazione per i negozianti. A Milano un accordo firmato in prefettura, il servizio di Maria Chiara Grandis. Obiettivo conciliare le esigenze di residenti, giovani e gestori dei locali. A Milano arriva un protocollo per regolare la movida. Per farlo, le associazioni dei pubblici esercizi, il comune, l'agenzia di tutela della salute, l'università Bicocca e non solo si siedono al tavolo convocato dalla prefettura. Una città vissuta è una città sicura. Il vissuto deve corrispondere a delle regole. Previsti nuovi divieti. Dal mese prossimo, dalla mezzanotte, stop all'asporto fra via Melzo e via Lecco, in zona Porta Venezia, dopo le lamentele dei cittadini, ma anche iniziative di formazione per gli esercenti e per il popolo della notte, ad esempio per sensibilizzare sui rischi dell'abuso di alcol e promuovere un divertimento sano. Palazzo Marino ha stanziato 200.000 euro, incentivi che serviranno anche ad assumere addetti alla sicurezza. È un inizio, poi vedremo, nemmeno noi sappiamo appunto come si evolve, nessuno sa come si evolverà la cosa, però ci sembrava giusto dare un segno. Azioni che si aggiungono ai controlli delle forze dell'ordine nelle zone della città che di notte diventano più critiche. Duomo, Garibaldi, le colonne di San Lorenzo, l'Arco della Pace, dove alcuni locali già lavorano con gli steward, soprattutto nel fine settimana. Qualche regola serve? È voglia, più di una, più di una. Almeno lavoriamo tranquilli. Si tratta di un protocollo aperto, gli enti che lo desiderano possono chiedere di aderire.